Ciao Ciuffine, Ciuffine, bentornati in questo nuovissimo video. Finalmente con tanta tranquillità riesco a girare un video molto tranqui perché le ultime settimane sono state davvero movimentate. Bentornati a tutti quanti ragazzi e ragazze in questo nuovissimo video. Oggi ho deciso di fare un video tag che io ho già fatto su questo canale ed esattamente è stato il primo video tag, anzi il primo video che io ho pubblicato su questo canale, che all'epoca, ovvero 2 anni e mezzo fa, il canale si chiamava Già Sbiadiva e il domanda era, il tag era 50 domande per conoscermi. Dato che comunque sono passati 2 anni e mezzo, circa 3 anni, e oggi casualmente ho rivisto quel video, ho detto, caspita, sono passati 2 anni e mezzo, perché non rifare lo stesso video? Anche perché riguardando quel video, comunque intravisto quella così tanta voglia che ho avuto per intraprendere questo cammino su YouTube. Infatti, ci ho messo circa 2 giorni per cercare le domande, perché non so perché non le ho messe sotto l'info box. Però lo trovate sotto il video di un canale di un ragazzo che ho appena iniziato a seguire, che si chiama Jackson James. È un canale piccolo, però tratta di libri. E io ho sempre avuto, cioè, ogni tanto leggevo quando andavo a scuola, però adesso non leggo più. Quindi ho visto questo video tag e ho detto, perché non rifarlo, visto che comunque sono passati 2 anni e mezzo e in 2 anni e mezzo sono cambiate comunque tantissime cose. Essendo comunque un video tag di 50 domande random, e io non voglio dilungarmi perché 50 domande sono 50 domande, io mi sono munito del mio Nescafè, ovviamente la tazza di Star Wars, perché a noi le cose nerd ci piacciono, ma anche i nerd ci piacciono. Domanda numero 1: pensi di essere bello? Io, come ho sempre detto nel mio video, e lo continuerò sempre, sempre, ma sempre a ripetere, sono bello, sono bella come il culo della padella, ovvero antiaderente. È una bellezza che posso definire bellezza mia, ma non mi definisco così bello come tutti gli altri. Cioè, io sono bello per me, non sono bello per gli altri. Capiamoci. Domanda numero 2: pensi di essere simpatico? Ovviamente, se non fossi stato, se non sono, non fossi stato simpatico, non avrei fatto, intrapreso la carriera da animatore turistico, visto che già sono 5 stagioni che faccio animatore, quindi stavo direttamente a casa senza fare niente. Domanda numero 3: pensi di essere intelligente? Raga, io in matematica ho sempre avuto o il 2 e il 4 come voto, quindi la mia intelligenza è grande quanto una nocciolina di arachidi. Cioè, ogni tanto invece la mia intelligenza, però c'è cioè, un'intelligenza quella là medio bassa, non alta, del mio quoziente intellettivo da 110 e lode, ma giù di lì del 6 e lode. Domanda numero 4: pensi di saperci fare con l'altro sasso, con l'altro sasso, con l'altro sesso? Ovviamente, naturalmente, tranquillamente. Segno zodiacale Scorpione, solo pioggia, lungi da me dire questa cosa, ma preferisco la pioggia anche se faccio le stagioni estive con 30-40 gradi. Stagione preferita, l'inverno, anche se facendo l'animatore mi piace comunque l'estate, quindi sono al pari merito, cioè sia l'inverno che l'estate. Comunque l'estate ha i suoi pro e i suoi contro, l'inverno ha i suoi pro e i suoi contro, quindi un 50-50. Notate la mia maglietta con l'hamburger sotto, non vi faccio vedere cosa c'è perché altrimenti esce la pancia. Cioccolato bianco o nero? Esclusivamente cioccolato bianco, perché il nero è troppo troppo pesante. È più facile ridere o piangere? Io difficilmente piango, perché non sono una di quelle persone che si emoziona per tante cose, mi emoziono per quelle piccole cose, però per me è più facile ridere. Prendete esempio l'ultimo episodio della chat per storia di Grindr, che con una minima parola sono scattato a ridere e ho riso per tutto il video, quindi per me è più facile ridere, anzi creparmi dalle risate piuttosto che piangere. Infatti si vede in quasi tutti i video. Recita la frase di un film, quella che ho sempre, che mi è rimasta impressa nel cuore: We are all mad here. Siamo tutti pazzi, da Alice nel Paese delle Meraviglie. Film preferito? Alice in Wonderland, ovviamente. Libro preferito? L'unico libro che ha calcato comunque il mio percorso letterario è stato L'Ulisse di James Joyce, che ho trovato davvero significativo per me. Cantante preferito? Attualmente ascolto una marea di musica, quindi non ho cantanti preferiti. Ti arrabbi facilmente? Mi arrabbio se vengo stuzzicato e sfigato, come si è visto negli ultimi video. Però se non vengo istigato sono molto tranquillo. Hai qualche vizio? Le sigarette, ovviamente. Un comportamento che mi dà fastidio? Gli incoerenti, perché una persona che è incoerente non capisco come faccia ad andare avanti, perché è davvero incoerente. Sei superstizioso? No, perché la sfiga mi cade addosso.
La tua meta da sogno, Tel Aviv, perché Tel Aviv è sempre stato il mio sogno, quindi Tel Aviv. Sei mai stato innamorato? Sì, innamorato, ho avuto anche delusioni d'amore, quindi e chi non è mai stato innamorato, raga? Sfido chiunque a dire che non è mai stato innamorato o ha avuto una finta relazione per soldi, quindi tutti siamo stati innamorati. Credi nell'amore? Non credo nell'amore perché l'amore è soltanto una parola, amore è tanto altro, quindi io penso che l'amore non esista, penso che ci sia più che l'amore è qualcos'altro che non possiamo ancora spiegare, quindi, perché comunque l'amore è soltanto una parola che tutti quanti mettiamo così e spieghiamo così, quindi per me, penso che per me l'amore non esista, è solo una semplice parola perché amore si può dimostrare, può essere qualsiasi cosa, quindi penso che non esista, non credo nell'amore, forse per questo che non ho un ragazzo, però non credo nell'amore. Animale preferito, ovviamente, esclusivamente, allora, diciamo che sono i panda perché sono partito per i panda. Però dato che non posso avere un panda perché siamo in un mondo dove il panda è comunque un animale molto restrittivo, ho casa invasa di gatti, infatti attualmente ho una gatta che sta partorendo sul letto dei miei genitori e l'altra che sta fuori che ne ha fatte altre tre, quindi sono come la gattara dei Simpson, anziché lanciare i gatti alle persone i gatti me li tengo. Hai mai avuto il cuore spezzato tante ma tantissime di quelle volte, soprattutto con ragazzi che pensavo fossero gay, invece erano etero, invece vada vicino, quindi. Ti sei innamorato del tuo migliore amico? No. Hai avuto mare o montagna? Ovviamente il mare, perché anche perché vivo al mare, quindi. Fiore preferito? Non ce l'ho perché non esiste un fiore preferito per me. Hai avuto più di 5 relazioni in serie? No, in realtà non ho avuto, penso 3 relazioni in serie. No, 2 relazioni in serie. La prima e la seconda è stata nel periodo dei 16-18 anni, quindi 2 relazioni. Magari ne avessi avuti più di 5, ma tutti questi ragazzi con cui vuole intraprendere una relazione, qui muori se scarseggiano, quindi evitiamo di parlare di relazioni d'amore di ragazzi che non ci stanno, quindi. Vabbè, ho i capelli che vanno alla Katsum oggi. Colore preferito esclusivamente il bianco e il nero, perché il bianco mi fa vedere il grasso, il nero toglie il grasso, quindi sono monocromatico. Sei felice? Sono sempre felice, anche quando sono triste sono sempre felice. Ti piace Natale? Ovviamente. Qual è il tuo difetto peggiore? Essere testardo ed essere narcisista, anche se molte volte non lo dimostro. Certo, non lo dimostro. Domani non ho dimostrato di essere narcisista e testardo. Il giorno più bello? Non lo so. Il giorno più brutto è quando mi hanno licenziato quest'inverno dalla stagione invernale perché per un albergo non era adatto secondo avendo una personalità così variopinta, quindi essendo gay rispetto ad altre cose, quindi credo che sia stato il giorno più brutto. Profumo odore preferito, ovviamente il profumo dei dolci fatti in casa, quando arriva quella svampa di profumi dal forno di casa vostra fate. Che vi risucchiate anche le tonsille, proprio quello è l'odore più buono che ci sia. Hai festeggiato il compleanno? Non ho ancora visto il mio compleanno, è fra 7 mesi, quindi preparatevi per la lista Amazon. Mai fatto diete? Sì, ne ho fatte due, ne ho perse per la prima ho perso 17 kg, una ne ho perse 40 kg, quindi ne ho fatte due. Mai fatto ore piccole? Come sempre, anche d'estate. Campeggiato? No. Ti sei mai lasciato condizionare? Qualche volta sì, ma è raro che qualche persona mi possa condizionare nel fare qualcosa. 40, com'è la tua colazione? Siamo arrivati alla 40ª, raga, non ci credevo. La mia colazione è caffè e latte. Solo quello, perché se capita che ci sono i biscotti, faccio la colazione con i biscotti, però preferisco più il caffè. Cioè, sono un amante del caffè visto che ne bevo tantissimo, anche perché a me il caffè fa effetto contrario, quindi anziché farmi svegliare mi fa dormire. Hai fatto qualcosa di cui ti sei pentito? Sì, e non penso di doverne parlare su questo canale, visto che sono comunque cose personali, e penso che comunque le cose personali delle quali una persona si penta debbano comunque restare nella privacy del personale, anziché sputtanare su tutto il canale, su tutto il mondo di YouTube. Hai delle manie? Sì, mi tocco sempre i capelli, infatti se guardi i miei video almeno 100 volte mi passo la mano tra i capelli, anche se adesso sono corti, però stanno ricrescendo, ho la smania di toccarmi sempre i capelli. Hai viaggiato all'estero? No, mi piacerebbe comunque viaggiare.
Cosa vorresti dalla vita? Semplicemente non voglio niente dalla vita. La vita mi piace così com'è, anche se cambierei delle piccole cose, però penso che la vita sia bella così com'è, non... con le sue incertezze, con le sue distrazioni, con i suoi problemi. Penso che la vita debba essere così. E vorrei che la vita fosse così. 45, fratello e sorella, sì, io come ho sempre detto, ho sempre un fratello che è più grande di me di un anno, quindi sapete benissimo che è un fratello. Dove vorresti vivere? La domanda numero 46, ha sempre affermato di voler vivere all'estero, mi piacerebbe comunque andare a Tel Aviv, anche se Londra o New York non mi dispiacciono, quindi però Tel Aviv penso che sia il sogno più bello che io possa far avverare. Poi, la tua parola preferita? Adoro! Io ho sempre detto, durante le stagioni, a me capita di dire qualcosa che mi piace, adoro, adoro! Infatti poi gli animatori che conosco ripetono sempre le stesse mie frasi, oppure, interessante! Quindi raga, sono cose che comunque, sono frasi che ripeto, ma sono tante parole preferite. 48, c'è una vita dopo la morte, come l'amore, che io penso che l'amore non esista, la morte, dopo la morte ci può essere qualsiasi cosa, ci può essere anche Las Vegas, CSI, qualsiasi cosa, quindi non... mi potrei anche reincarnare nel gatto della mia gatta, quindi non gattino, ma dopo la morte, ragazzi, siamo giovani, quindi non pensiamo alla morte, anche perché sono argomenti comunque che... di solito ci sono persone, anch'io mi sono sognato molte volte di sognare funerali di altre persone, il mio funerale, però... Ho 23 anni, quindi penso all'attualmente e penserò a cosa c'è dopo la morte quando sarò sul letto di morte. Sono sincero, quindi non ci pensiamo adesso. Penultima domanda: la parte del tuo corpo che preferisci? Ovviamente il triangolo visivo, occhi, naso, bocca, però dato che c'ho un naso a patata, non so dove esca questo naso. Diciamo che gli occhi sono la parte fondamentale di me, visto che io cerco di avere molti sguardi e so faccio capire con il mio sguardo quello che voglio, quindi... Ultima domanda, per cosa ti batteresti fino alla morte? Io, come ho sempre detto, lo continuerò a ripetere sempre, io mi batterò sempre solo e esclusivamente per i miei diritti, perché i miei diritti sono uguali a tutti quanti gli altri, sono uguali anche al popolo eterosessuale, perché vi ricordo sempre che omosessuali e eterosessuali sono le stesse cose, siamo stesse persone, abbiamo gli stessi diritti, quindi combatterò sempre per i miei diritti, nel bene o nel male, nella buona e nella cattiva sorte. In qualsiasi modo io combatterò sempre e solo esclusivamente per i miei diritti. Punto. Detto questo, ragazzi, queste erano le 50 domande. Spero di essere stato molto, aver fatto questo video molto tranquillo, visto che è raro che faccia video molto tranquilli, visto che dopo gli ultimi scorsi non so cosa sta succedendo, però mi farei piacere che questo video vi sia piaciuto. Di solito nei video tag bisogna taggare delle persone. L'unica persona con cui mi sento di taggare, comunque costretto un'amicizia fondamentale, è qui su YouTube, è Noemi del canale di Memole Maquillage. Se non la conoscete vi lascio nell'info box il link del suo canale, ovviamente qui nel pallino, è comunque il primo canale collegato su una pagina YouTube. Penso che Noemi debba fare questo video tag, perché penso che debba essere conosciuta, visto che è una madre con, scusate, una madre con i controcoglioni, quindi deve essere conosciuta. Niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Fatemi sapere qui sotto se, a differenza di 2 anni e mezzo fa, questo 50 domande random per conoscermi sono differenti, anche perché ho rivisto io, raga, e a parte che ero carinissimo, ero comunque più magro rispetto adesso che sono un po' più in carne, però ho notato tantissimi cambiamenti negli ultimi 2 anni e mezzo, quindi fare questo video per me è come comunque un anniversario. Non ho mai fatto niente per gli anni in cui sono stato, i miei anniversari e gli anniversari, quindi penso che con questo video posso far ripartire veramente per bene il canale nel vero senso della parola, visto che penso che io con questi video faccio vedere comunque chi sono veramente e cosa voglio fare veramente qui su YouTube. Lasciando perdere dissing, non dissing, chi parla male di qua, difendiamo o non difendiamo. Io penso che con questi video possa veramente farmi conoscere e penso che con questi video io possa piacere alle persone, perché penso che di dimostrare realmente chi sono realmente con questi video e cosa voglio essere. Quindi ragazzi, io finisco qui perché comunque il tempo sta volando e la luce sta scarseggiando.
Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se siete nuovi di questo canale, avete visto questo video, se non siete iscritti ancora al canale, iscrivetevi perché siete benvenuti. Niente ragazzi, ci vediamo la settimana prossima con un nuovissimo video. Io finisco di bere il mio Nescafè e mi vado. Finisco di fare quello che stavo facendo. Ragazzi, vi ringrazio come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!